Questo è un premio a tutto quanto di buono si è fatto negli anni scorsi, ci abbiamo creduto con tutti i membri della coalizione, con i nuovi ingressi e con Antonio Tutolo nella doppia elezione. Siamo riusciti ad eleggere il consigliere regionale e poi insieme con tutte le forze abbiamo provato ad eleggere il sindaco, la nuova amministrazione e ci siamo riusciti. Abbiamo dato a Lucera, secondo me, un regalo di continuità che darà i suoi frutti a breve. La dialettica è stata molto, molto vivace anche sui social, si sono dette insomma che ci sono state parole grosse, un video denigratorio del suo avversario, contro il suo avversario. Che cosa risponde al riguardo? Assolutamente nessun video denigratorio. Sicuramente i toni sono stati non dei migliori, ma oggi la città ha scelto, c'è un'amministrazione, ci sarà un sindaco che sarà il sindaco di tutta la città, che lavorerà per il bene della città e collaborerà con tutte le forze politiche, sempre avendo come unico obiettivo quello di far bene per i nostri concittadini. Quali saranno l'interlocuzione regionale con Antonio Tutolo in regione? Si parla insomma di un tavolo operativo, ci sono dei temi che affronterete a braccetto? Con Antonio, il nostro consigliere regionale, c'è un rapporto che va anche al di là della politica, c'è un rapporto quotidiano e diretto, quindi tutte le necessità della città saranno veicolate direttamente a lui e non ho dubbi che si impegnerà affinché si possano risolvere. Noi amministreremo quello che i cittadini ci faranno amministrare e la regione ci metterà a disposizione. Ambiente invece, per l'ambiente? Per quanto riguarda il tema ambientale continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, salvaguardare il territorio, salvaguardare la salute pubblica, combattere affinché il territorio non continui a pagare la mala politica. E chi parla invece di nuove discariche, che cosa risponde? È stato un becero tema di campagna elettorale che a mio modesto parere si potevano proprio risparmiare. In 6 anni non si è aperta una discarica, non è stata data un'autorizzazione in tal senso, abbiamo combattuto l'apertura delle discariche, i cittadini l'hanno capito e ci hanno premiato anche per questo.